Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò un breve tutorial su come scaricare e installare Skill. Come potete ben vedere qui è un bel gioco di guerra, strategico, è abbastanza realistico, la grafica è ottima, insomma più o meno come Point Blank. Allora, bando alle ciance, voi andate su questo link qua che vi metterò in descrizione, poi fate... Io già ci sto, quindi ho fatto un nome così tanto. Fate gioca gratis registrazione download. Qui dovete eseguire alcuni procedimenti, come potete ben vedere. Noi andiamo qui, crea un account. Per poter giocare a Skill ti serve un account attraverso il quale potrai effettuare il login alla pagina web e vedere le tue statistiche. Se possiedi già un account, potrai effettuare il login da qui. Allora, noi mettiamo un indirizzo email, io l'ho appena fatto, eccolo qui, uno così qualunque. Facciamo così per dire. Mettiamo una password qualunque. Fate accetto le condizioni generali d'utilizzo e l'informativa sulla privacy. Fate crea account. E praticamente vi verrà un'email dove praticamente dovete praticamente autenticare il vostro account. Andate qui, cliccate qui e dice il testo del tuo account è stato confermato. Poi andiamo qui, facciamo download. Voi lo fate caricare, dura pochissimo, come potete ben vedere sono 20 megabyte. Io però lo stacco perché già ce l'ho, altrimenti mi incasina tutto. E vi troverete in questa pagina qui. Voi potete giocare anche ad altri giochi, come potete ben vedere. Io ho fatto dei tutorial anche su Metin 2, l'ho preso sempre da qui. Voi fate qui, Metin 2, cioè Skill, fate scarica, installazione e poi fate gioca ora. Però io già l'ho fatto, poi ci sono già nella cosa qui. E quindi a me non fa vedere gioca ora, però già ci sto giocando praticamente. Poi usciamo da qui e vi verrà sul desktop questa piccola, praticamente questa piccola icona, dove potete effettuare praticamente i vostri login da questa qua. Cliccate qui e vi uscirà questa pagina qui, dove voi farete start, il nome, cioè la lingua. Se dovete fare check praticamente per aggiornare i file, e poi fate start. Bene ragazzi, nel prossimo video vi metterò come giocare al minigioco praticamente. C'è un minigioco dentro al gioco per farvi vedere come giocare, io ve lo farò vedere. E poi nei video futuri farò altri video contro altre persone. Spero di esservi stato utile, venite in tanti.